La prima difficoltà, tutto ti crolla addosso e quindi dobbiamo capire qual è la motivazione principale. Come hai detto te, giustamente siamo partiti bene, abbiamo fatto i primi 25-30 minuti molto bene. Poi alla prima difficoltà è crollato tutto. Sicuramente c'è da lavorare soprattutto sulla testa, perché è questo quello che si nota. Palesemente, no? È troppo. Non può essere vero il Teramo visto dopo la mezz'ora. Alla prima difficoltà tutto è cambiato. Questo non deve accadere. Poi siamo ripartiti pure abbastanza bene anche nel secondo tempo, ma abbiamo preso il rigore e da lì è proprio finito tutto. Loro andavano in difficoltà a campo aperto. E noi avevamo preparato la partita soprattutto su quello, no? Sapevamo che erano molto aggressivi come squadra, e quindi cercare di uscire palla al piede dalla nostra metà campo era difficile, anche se l'abbiamo fatto anche abbastanza bene a volte, con una buona velocità. Però paradossalmente nel momento migliore nostro abbiamo preso quelle due punizioni che da lì è cambiata proprio la partita. E questo non deve accadere perché, ripeto, alla prima difficoltà tutto crolla, ma c'erano ancora, se non mi sbaglio, il secondo tempo più altri 15 minuti del primo tempo, quindi era tutto recuperabile, tutto si poteva rimettere in gioco. Siamo rientrati il secondo tempo abbastanza bene, ma poi al primo episodio, la prima palla che è caduta dentro la nostra area di rigore, abbiamo preso il rigore. E da lì è crollato tutto. Sicuramente la situazione di classifica e sicuramente il risultato che non arriva, la vittoria che non arriva, può essere un peso. E quindi questa può essere la prima lettura. Poi ci possono essere tante cose da migliorare, no? Perché non è detto che tu devi attaccare per 90 minuti, devi saperti anche difendere, e noi in questo, secondo me, in questo momento pecchiamo.